L'ho detto Michal? Che ti avrei rivisto. L'hai detto? E cosa ti riporta qui? Voglio mostrarti qualcosa. Seguiamola. I barbogi della Casa della Sapienza raccolgono oggetti assai strani. Ci sono già stato qui, Nihal. È lo studio di Ahmad ibn Musa. Ci sei entrata di nascosto. Ahmad e i suoi fratelli sono in grado di progettare dispositivi fantastici. Ma non tutte le sue idee sono praticabili, temo. Non esserne tanto sicuro. Il mondo è pieno di sorprese. Ti fa pensare ai tuoi incubi? No. Mi fa pensare più al Bimaristan. O a uno schema per l'addestramento degli occulti. Ah, sì. Tutti i modi per uccidere in silenzio. E in fretta. Questo mi fa venire i brividi. Come se celasse un mistero cosmico. Tu hai letto troppi libri su stregoni e città perdute sepolte tra le dune. Anche tu dovresti. Forse esistono altri mondi, altre genti, lassù tra le stelle. Sciocchezze. Eccolo qua, prima non ce lo faceva vedere. Questo. Io questo l'ho già visto. È ciò che avevi intenzione di mostrarmi? Sì. Mi ricordava l'oggetto che abbiamo trovato al palazzo. Che cos'è? Un disegno in un antico libro. C'è qualcosa che mi stai nascondendo. È meglio che tu non sappia ciò che accade nei luoghi più segreti. Perché? Perché non lo sai neanche tu? Perché, come dice Derwish, a volte è meglio non conoscere le verità che si celano nei nostri doveri. La verità, Basim, è che hai già tutto qui, davanti a te. Ma ti rifiuti di guardare. Questo riguarda te. Ha sempre riguardato te, fin da quella notte. Io ho giurato, Nihal, di cambiare vita e di percorrere la via delle ombre. Allora forse un giorno troverai la luce. Ma fino ad allora, io ti seguirò sempre, ovunque tu vada, affinché tu non dimentichi ciò che sei. È una minaccia? Io non lo so. Allora, là dietro vedo un altro personaggio con cui parlare. Spostiamoci, andiamo. Ecco la poetessa adorata di Tabit, le cui opere compaiono stranamente ovunque. Sì? Simmetria di terra e cielo, la stessa del tuo sguardo, il solo a cui anelo. Ah, avete letto le mie opere? E voi chi sareste? Un amante della poesia, nulla più. E dell'ordine. O dovrei dire del caos. Conosco un solo poeta vivente che celebra il caos. Ali ibn Muhammad. Siete un estimatore delle sue opere mediocri? La rivalità tra voi due è leggendaria ed eleva l'arte. Non saprei scegliere. Siete molto diplomatico. Ma preferisco trarre ispirazione da questi incantevoli fiori. Buona giornata. Ragazzi. Sembra che la lezione stia per iniziare. Devo tornare dal servo cerimoniere. Assistiamo alla lezione insieme, dai ragazzi. Torniamo indietro. Perdonatemi, Fazil Fahim è pronto per la sua lezione? Prontissimo, entrate pure, vi prego. Siate tutti benvenuti nella Casa della Sapienza, autentico centro culturale di Baghdad e del mondo intero. Io sono Fazil Fahim al-Kemsa, guida della Casa della Sapienza, saggio tra i saggi. Oggi vi sconvolgerò con quelle che vi parranno blasfemie oltraggiose. Non temete, brava gente. Nonostante la vecchiaia, ho una mente molto lucida. Oggi vi parlerò di misteri, di creature di un'epoca antidiluviana. Le antiche profezie non parlano forse di giganti vissuti prima del diluvio che rinnegarono Allah per adorare idoli pagani? Non credete che tali creature abbiano potuto costruire opere meravigliose andate perdute? Zahara e Hassan sono morti, uccisi dalla lama di un sicario. Sono morti? Saidi, vi esorto a mettervi al sicuro. Vi prego di scusarci, ma la lezione è conclusa.
Vi invito a esplorare le molte sale della Casa della Sapienza. Ti fai chiamare il Gran Sapiente, Fasil. Tu che bruci libri sperando che il fumo nasconda i tuoi crimini. Quanta gente hai sacrificato per la tua sete di conoscenza? Quanta gente hai usato, distrutto e abbandonato in nome della scienza? Ora ti nascondi nella Casa della Sapienza, un luogo che hai corrotto. Ma io ti troverò e reclamerò giustizia per tutte le persone di cui hai abusato per la tua grande opera. Assassina il Gran Sapiente Fasil. Cerca informazioni per scoprire le posizioni di Al-Rabisu, capo dell'ordine ad Abbasia. Si fa chiamare Al-Rabisu, un'antica parola mesopotamica che significa demone. È ora noto che si tratta di Fasil Fahim Al-Kamsa, il Gran Sapiente della Casa della Sapienza. Le sue attività criminose, dall'appropriazione indebita di tomi preziosi alla conduzione di orribili esperimenti su soggetti umani, mostrano a quale perversione possa condurre la conoscenza. Il grande simposio lo ha smascherato. Ora è tempo di colpire. E allora andiamo, ragazzi, andiamo a far fuori il secondo grande capo dell'ordine. Allora è vero. Fasil guida l'ordine ad Abbasia. Devo dargli la caccia. Sì, è Fasil, ragazzi. Dobbiamo cercarlo. Che emozione! Che cosa avrà mai spaventato il Gran Sapiente? Quel vecchio stolto avrà visto una delle sue creature antidiluviane. Quell'uomo è una sciagura. Ma dove potrà mai essere fuggito? Pare che esistano passaggi segreti sotto la Casa della Sapienza. Forse si è nascosto laggiù. Ho sentito il giardiniere fare menzione di quei luoghi, sì. Un dettaglio avvincente per i miei versi. Disceso nei cunicoli, il saggio fuggì via, in preda ad illusioni di pura fantasia. Allora, il giardiniere sul tetto potrebbe avere accesso al sotterraneo. C'è una chiave. Dobbiamo andare sul tetto, ragazzi. Allora, ci sono due persone lì. C'è Nihal. Perdonatemi, ma ho sentito parlare di un sotterraneo segreto sotto la Casa della Sapienza. Un sotterraneo segreto? Vorrete scherzare? No, affatto. Un edificio tanto grande avrà di certo seminterrati e cantine dove custodire libri e inchiostri. Non sono a conoscenza di tali luoghi qui intorno. Offriamo una moneta per corromperlo. Forse un segno del mio apprezzamento aiuterà la vostra memoria. Siete generoso. Morte, caos e incendi. Credo che sia tempo di lasciare la Casa della Sapienza. Mio padre vende tappeti a Samarra. Ha sempre desiderato affidarmi l'attività di famiglia. Una scelta saggia. Che mi dite dei sotterranei? Sì, ma certo. Chiedo scusa. Ora che ci penso, c'è una botola che dà un seminterrato nel cortile a nord-ovest. Grazie. Ottimo, ragazzi, ottimo. Allora, accedere al sotterraneo nel giardino esterno occidentale. Però prima dobbiamo avere la chiave del giardiniere, ragazzi. Vediamo qua. Guardiano, fammi passare. Coloro che vennero prima sono? Ma di che stai parlando? Coloro che vennero prima sono? Tornerò un'altra volta. Una frase d'accesso, origine le parole del bibliotecario sconvolto. A parere del Gran Sapiente, l'accesso al secondo piano della biblioteca è ora vietato. Se ritenete l'accesso contestuale alla custodia dei libri, ogni altro visita verrà considerato un intruso. Gli intrusi verranno imprigionati o se dovessero fare uccisi. Bene, andiamo giù di qua. Ah, avete molti libri qui. Non consideratemi un libraio. Io sono uno scrittore. Molte di queste sono mie opere. Ma sono anche un collezionista. Questa città custodisce tomi rari e antichi. Se doveste trovarne uno, portatemelo. Saprò ricompensarvi adeguatamente. Ho trovato questo strano libro. Vi può interessare? Oh, sapete che cos'è questo? Ha molti nomi. Io lo chiamo Kitab al-Azif, il libro dei morti. Chiunque lo legga non ha scampo. Così si dice, almeno. Ma io non ci credo. A ogni modo, lo terrò con me, così non nuocerà a nessuno. Non si sa mai. Bene, ragazzi, gli abbiamo dato il libro che avevo trovato mentre girovagavo anche per la mappa. Ci ha dato un talismano. Pensate, stavamo facendo un'altra missione, vediamo. Talismano mostruoso, che raffigura un antico essere soprannaturale. Si pensa che si tratti di un dio primigenio di cui Abdul al-Zarad traccia la storia del suo Kitab al-Azif. Un kraken, praticamente, sì. Vabbè, mettiamolo. Avete qualcosa per me? Ah! Molto bene!
Sono certo che nessuno sa di questo libro in città. Se doveste trovarne altri, io sono qui. Attività libri perduti. Ottieni i libri perduti sparsi per Baghdad. Portali ad Al-Jaiz per farti ricompensare. Ah, ecco qua, ragazzi. Un'altra attività, comunque. Allora, non c'entrava niente con la missione attuale, però avete visto qualcosa di nuovo. Prendiamo il forziere. Allora, ragazzi, riprendiamo da dove ci siamo fermati. Dobbiamo andare su ad ascoltare la conversazione. Zona vietata, ragazzi. Tutto a posto. Potrò usare le armi se necessario. Hai perso l'opera più importante del Gran Sapiente? Mi dispiace. Ero distratto dalla presenza della famosa poetessa Arib. Lascia perdere! Se non troviamo il libro di Fasil, siamo morti! Sembra l'inizio di una frase d'accesso. La biblioteca sta cercando il libro di Fasil. Ragazzi, dobbiamo uccidere. Non credo che quel libro debba stare dietro la scrivania. Storia del Gran Sapiente e delle sue eccelse riforme nella Casa della Sapienza. Fasil? Non credo sia il volume corretto. Chi è? L'organizzazione dei libri abbiati, testi e opere del Gran Sapiente vanno riuniti in una sezione speciale. Ho bruciato subito questa nota. Eccolo il libro. Sarà meglio non usare armi. La follia della poesia di Fasil Fahim. Non suona molto romantico, a dire il vero. Non è quello corretto, allora. Tutta questa situazione. L'arem di cosa? Sarò mangiato! Che uccisioni, ragazzi. Questa lettera parla di una balconata privata. Ti sono grato. Forse è dove il lettore ha portato il libro. La balconata di nord-ovest. Ehi, ma... Meno uno. Prendiamo tutto. Un tomo notevole. Scritto eccolo, da Fasil. Coloro che vennero prima sono coloro che torneranno. Forse è il suo capolavoro. Si intitola... Coloro che vennero prima sono coloro che torneranno. Ottimo, ragazzi. Non hai speranze. Ho sbagliato, non mi ha preso l'assassinio. Allora, abbiamo la frase d'accesso alla stanza sorvegliata. Torniamo giù, ragazzi. Tutti morti, ragazzi. Prendiamo il forziere. Torniamo da dove siamo arrivati. Ci sono altri nemici. Uccidiamoli tutti intanto che siamo qua, ragazzi. Uccisi tutti. Torniamo allora alla frase di accesso alla stanza sorvegliata. Sarà meglio non usare armi qui. Ma prima, ragazzi, andiamo dal giardiniere sul tetto. È meglio stare sui tetti. Il lavoro quassù non manca ed è sicuro. Altro che quei corridoi bui, specie dopo quel... Siamo petardo. E le urla. Cosa? No, merda, merda, merda! Fumogeno. Cosa? Ehi, cosa? Prendi, pesci! Ah, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo un po' così. Questa chiave. Perfetto. Torniamo giù, ragazzi. Bene, ragazzi. Allora, torniamo dal guardiano. Guardiano, coloro che vennero prima sono... Coloro che torneranno. Coloro che torneranno. Corretto! Ingresso accordato!
Perfetto, ragazzi. Allora, sgriffiniamo un po' in giro. Lettera minacciosa. Ci hai promesso molto. Ci aspettiamo che tu mantenga la parola. Dobbiamo un po' tutto. A tutte le persone studiose necessitano di un ambiente di lavoro pulito. Questo è vero, ma vi prego non disturbatemi. Oltre che domande su igiene, pulizia e liberi scomparsi. Ho stato un po' l'incendio. Sono molto occupato con la mia grande opera nel sotterraneo. Un'altra interazione saranno punite con la fustigazione. Fasil Fahim. Gran sapiente ragazzo della sapienza. Perfetto. Andiamo lassù che vedo altra roba da rubare. E poi andiamo nel sotterraneo, ragazzi. Andiamo a uccidere Fasil Fahim. Ecco il sotterraneo. Andiamo ragazzi. Esplora per trovare opportunità. Uccidiamo la guardia. Attenzione, guardia in arrivo. Assassinato. Un altro là. Umogeno li facciamo fuori tutti e tre. Più coltello in testa, ragazzi. Possiamo usare anche gli esplosivi. Molto più bello così, ragazzi. Senza far casino. Stanno torturando qualcuno, ragazzi. Indossi la prova. Potete trovare gli appositi numeri nella stanza decente alle celle di riposo. Dobbiamo trovare le vesti. A questo poveraccio non servirà più. Le vesti, ragazzi. Ora non dovrei eccole dare nell'occhio. Travestirsi può essere utile per non farti individuare in determinati luoghi, a patto che tu non attiri l'attenzione. Se dovessero individuarti, scompari e torni nel nominato, poi potrai riprovare. Veste bianca da paziente. Allora, togliamo anche il talismano a questo punto. Utilizzare il tuo modificare l'aspetto del tuo completo. Quindi adesso non ci possono riconoscere, ragazzi. Possiamo avvicinarci a Fasil, che è là, ragazzi. Eccoci. Un luogo di terrore. Ma la cosa più terrificante è che avevo già visto tutto. Non so come. Eccolo là, ragazzi. Che posto, mamma mia, ragazzi, bellissimo. Possiamo ucciderlo, ragazzi. Entra qui dentro. Mamma mia, ragazzi, che bello. Mimetizzati. Tu sei nuovo, non è così? Perché non ti riconosco. Io ti riconosco. Mi hanno promesso dell'oro. Sarai il prossimo che morirà. Ti sei offerto, vero? Non importa. Ciò a cui assisterai vale più di ogni ricchezza. Non avere paura. Hai paura? Tu hai paura? Ecco la mia grande opera. Io la chiamo... Attenzione, ragazzi, però. Ti condurrà in un viaggio verso un altro mondo. Perché in questo mondo lasciatoci dai primi esistono tanti stolti, mi chiedo. E così pochi come me. La chiamiamo Casa della Sapienza, ma si fonda invece sull'insipienza. Poiché sotto la Casa della Sapienza giace l'antro dell'ignoranza, e su questi oscuri segreti erigiamo le nostre filosofie. Il fine più alto è la scienza, il potere più grande è la conoscenza. No. 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 E qual è? La tua morte. Questa. La giustizia. Grande Basi, mamma mia che scena, ragazzi. Forse il luogo è questo. Forse qui si trova la conoscenza assoluta. Non è come lo ricordavo. Oltre le porte. Sembrava più lucente. Ma alla fine non vediamo che l'oscurità. E siamo a due, ragazzi. Seconda piuma insanguinata. Secondo nemico dell'ordine ucciso. E anche Arrabisu ucciso. Non c'è più nessuno, ragazzi. Via. Abbiamo 3 punti talento. Usciamo di qui e concludiamo la puntata. Anche mettendo questi 3 punti talento. Raccogliamo tutto quello che c'è da raccogliere. Non c'è dubbio. Fasil era un uomo dell'ordine. Le note del sapiente. Credeva in questi antichi esseri. I signori della memoria. Bene, ragazzi. Abbiamo preso tutto. Usciamo. Togliamoci la tenuta.
Perfetto, adesso molto meglio. Mettete l'occulto e mettiamo il nostro talismanino. Perfetto, ragazzi. Allora, andiamo a mettere i 3 punti talento. Allora, recupero coltelli che non è male. Oppure, finezza dell'aquila. Vivere il percorso di pattuglia dei nemici evidenziati. Interessante. Capacità prontezza dell'assassino 2. Aggiunge 2 segmenti alla barra della prontezza. Molto buono. Sospensione rallenta il tempo mentre miri con i coltelli da lancio a mezz'aria. Bello, ragazzi. Facciamo questo. Proviamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ormai siamo anche... Mancano 3, 4, 4, 8, 11, 15, 19, 22, 25, 28. 31, 35, 36 ancora punti talento, quindi più o meno siamo a metà gioco, ragazzi. Vediamo intanto qua, è morto anche Arrabisu. Basil e l'ordine apprezzano le opere di Arib. Secondo me anche Arib fa parte dell'ordine, ragazzi. Allora, andiamo a concludere questo episodio. Eccola la piuma di Aeron insanguinata. Fai visita allo studio di Abbassia. Ok, quindi ragazzi, questa è finita. Vediamo cosa ci... Fai visita allo studio di Abbassia. Al Ghul è ucciso, Arrabisu, abbiamo ucciso Al-Zarik. Qua abbiamo ucciso anche Al-Zada. Ce ne mancano esattamente 2/3, ragazzi. In teoria 3. Bene, ragazzi, nel prossimo episodio facciamo visita allo studio di Abbassia. Per questo episodio, ragazzi, è tutto. È stata una puntata bellissima. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi.